quello che mi riguarda, sì, io parlavo delle difficoltà eventuali di mantenere lo stesso ritmo. Il primo tempo specialmente siamo andati molte volte in difficoltà nelle ripartenze, quindi abbiamo concesso un po' troppo, potevamo essere molto più bravi a tenere il palleggio e a muovere la squadra avversaria in modo diverso. Però diciamo che come dicevo prima, le opportunità le abbiamo create, siamo arrivati davanti alla porta, abbiamo tirato, però è chiaro che se non fai gol diventa poi difficile. Poi dal secondo gol, quello che mi dà fastidio, ripeto, è l'atteggiamento. Non bisogna mai abbassare la testa, bisogna continuare a lavorare, anche perché c'era, mi sembra, più di 25 minuti a disposizione, quindi c'erano tutte le possibilità per ribaltare o per rimettere in sesto la partita. Per quello che riguarda Chiricò, se facesse gol sarebbe davvero un giocatore di altra categoria, però l'importante è che ci arriva, che sta oltretutto imparando a giocare con la squadra, quindi quello che mi fa piacere, oltre alle occasioni che si è creato, anche quelle che ha fatto che ha creato per i compagni. Riguardo a Pettinari, credo che gli abbiamo passato la palla noi, quindi è stato molto bravo.